Un lavoratore di Sicilia Ambiente di Centuri per stanotte ha dormito nel museo. Non hai dormito qua? Io no, altri colleghi sì. Altri colleghi hanno dormito nel museo, anzi nella sede della Caritas. Fino a quando pensate di andare avanti con questa protesta? Lo sappiamo, il problema è capire le istituzioni cosa fanno per cercare di comprendere se c'è un po' di un minimo di non lo sappiamo più, perché è diventata una cosa estenuante da parte di tutte le famiglie, perché non riusciamo più a sopravvivere, questo è il problema. Cioè non è un problema di andare a occupare una sede come la Chiesa, che è del tutto sbagliato, il problema è che tutte le altre istituzioni non ci hanno dato riscontro, non hanno fatto o stanno facendo niente per noi. Le male lingue dicono che non occupate la provincia perché alla fine siete figli del sistema, è vero oppure no? Ma guardi, io è dal 96 che sono impiegato, e non nel lato ma in una società privata, e se sono qua è solo perché mi sono fatto la cavetta, ma la cavetta di quella giusta, pertanto no, non sono un figlio del sistema. Ce ne sono figli del sistema, ma l'hanno voluto loro, non l'ho voluto io e nemmeno lei, penso. E adesso allora come si risolve questa situazione? Ma se qua i sindaci non si mettono, non fanno qualcosa di serio. Ma di serio significa che devono lasciare tutta la politica un po' dietro e fanno qualcosa di serio, di fare una tariffa, secondo me, applicata. Un nome mio. Della FIAT. E sarebbe? Il sindacato autonomo che insieme ai tre sindacati ha firmato questo contratto di Federambiente. E quindi? Quindi quello che ha detto Matteo, che è il mio rappresentante sindacale, è la parola di un po' del sindacato che lui rappresenta. Che sarebbe? Fiadel. CGL? No. Fiadel. Ah, Fiadel è un sindacato autonomo che unitamente ai tre sindacati confederali ha firmato il contratto. E quindi la nostra rappresentazione è quella di fare l'interesse di tutti, di cercare di mantenere i posti di lavoro e cercare di far pagare le retribuzioni arretrate a tutti. Va bene, grazie, in bocca al lupo.